Cittadini, buonasera. Do la parola a Mimmo Guerrieri per un piccolo passaggio. Poi vi prego soltanto di fare attenzione a tutti gli altri argomenti che in questo comizio metterò in evidenza. Soprattutto la rescissione del contratto con la Cerin, agente riscossore dei tributi locali. Secondo particolare importantissimo è il blocco dei lavori del depuratore consortile. Qui Sava, il sindaco Iaia ha avuto una botta in testa incredibile, politica si intende. Lascio il microfono a Mimmo Guerrieri e poi mi collego io. Ecco, innanzitutto auguri a tutti quanti, perché è dall'anno scorso che non ci vediamo, chissà da quanto tempo. Noi ritorniamo sulla piazza di Sava per raccontarvi i fatti del nostro paese, anche se qualcuno, e mi riferisco a Dario Iaia, ci ha definiti proprio ieri dei Robespierre, cioè dei rivoluzionari. Bene, se sollevare i problemi del paese e della cittadinanza, di alcune soprattutto condizioni di carattere sociale in cui sono costrette a vivere le famiglie, ebbene, sia io che Giovanni Caforio siamo dei Robespierre. Però, ecco, il sindaco Iaia fa il sindaco? È una domanda che vi pongo a voi, perché se il sindaco Dario Iaia dovesse fare realmente il sindaco, si dovrebbe interessare dei problemi del paese, dei problemi dei cittadini che sono tanti. Comunque Giovanni ha tantissime cose da dirvi ed è giusto che passi la parola a lui. Giovanni. Vi dicevo prima di fare un attimo di attenzione, perché gli argomenti sono di una particolare importanza. Il primo, non che gli altri sono da meno, ma diamo la precedenza al primo perché è caldo caldo appena avvenuto. Ieri al TG5, ed esattamente a Striscia la Notizia, è andato in onda uno spezzone di filmato dedicato al nostro paese. Cosa diceva il filmato? Il filmato parlava dei servizi sociali savesi e delle persone che soffrono in questo momento di un contesto socio-economico che può capitare a tutti. Può capitare a tutti di restare da un giorno all'altro senza lavoro e restare con i fondelli per terra. Pertanto, quando c'è un problema di tematica sociale, dobbiamo aprire le orecchie, perché riguarda la vita delle persone. Si parla della vita, e la vita delle persone, la vita di ognuno di noi, sappiatelo bene, ricordiamocelo questo, è il bene più importante che abbiamo, oltre ai beni affettivi e forse anche quelli materiali. Pertanto un'amministrazione in genere ha un comparto che si chiama servizi sociali. A Sava questi servizi sociali sono ubicati, sono collocati in piazza Risorgimento. In piazza Risorgimento ci sono otto persone che dovrebbero mandare avanti questa branca amministrativa. Otto persone significa otto... Occidenti. Chiedo scusa. Otto persone si chiamano otto stipendi, otto stipendi si chiamano otto contributi al mese, otto dipendenti si chiamano liquidazione alla fine del rapporto economico col comune, persone che sono pagate dal contribuente. Il contribuente non è una cosa astratta, è ognuno di noi, e ognuno di noi per la parte che gli compete contribuisce a far sì che questo assessorato vada avanti. Però quando succedono delle sbagliature così grosse, che una persona per mille motivi
si corica in macchina e rimane 2 mesi e mezzo a dormire in macchina, è normale che un giornale, è normale che un'associazione deve alzare le antenne e dire: signori, chi si interessa alla vita di questi disagiati? Addirittura il signore che dormiva in macchina si è rivolto ai servizi sociali e gli è stato detto: cambia paese. Addirittura, anziché dare una parola di conforto, cambia paese, anziché capire qual è stata la dinamica che ti ha portato a questo stato, cambia paese, anziché dire: mo vediamo, troviamo una sistemazione, troviamo una casa, una stanza, una cosa, pur di toglierti dal freddo. Attenzione, io lo ripeto, la vita è il bene più prezioso che abbiamo e quando abbiamo persone, ripeto, che vengono espulse, al di là se bianchi o rossi o verdi o gialli o a pallini a pua, ci deve toccare a tutti. Forse abbiamo un assessore che è troppo giovane in questo paese, forse abbiamo un assessore che è bravo soltanto a mettere 2 squadrette. 30 gradi, 60 gradi, 180 gradi, 360 gradi. Vuol dire sicuramente che questo assessore di tematiche sociali non capisce un cavolo. Perché nel momento in cui c'è un disagio che riguarda la branca tua, tu ti prodighi, tu ti metti a monte, fai di tutto nel campo delle possibilità a risolvere l'emergenza. Qua invece non è stato così. Pinuccio, il collaboratore di Striscia la Notizia, mi chiamò 2 giorni prima e disse: vedi che io vengo dopo domani. Gentilmente, avvisa il sindaco, avvisa l'assessore, perché io voglio parlare con loro. Siccome noi abbiamo un sindaco che quando parli male manco ti saluta, ho dovuto mettere in mezzo una persona per dire: senti, gentilmente, avvisa il sindaco Lufranchidesi Iaia che dopo domani viene Striscia la Notizia, così faccia chiassava. La persona che ha fatto da tramite ha detto: sì, Giovanni, si fa trovare al comune, va bene. Poi ho chiamato l'assessore ai servizi sociali, ha detto: senti, gioventù, vedi che dopo domani viene Striscia la Notizia a Sava, apri di cielo, vi dà vergogna due carriere, vi dà vergogna che sta mettendo un paese a terra agli occhi degli italiani. Noi non comandiamo niente, noi non amministriamo nulla, noi non decidiamo nulla, noi facciamo, per quello che possiamo fare noi, informazione, cerchiamo di rendere ogni giorno quanto è più possibile alla conoscenza degli altri la vita di questo paese. Spesso ci riusciamo, qualche volta no, ma noi siamo anche comuni mortali, quindi noi non dobbiamo vergognarci, non dobbiamo vergognarci se a Sava vengono le Iene, non dobbiamo vergognarci se a Sava viene Striscia la Notizia, perché le Iene o Striscia la Notizia non è che al primo che suona il campanello vengono. Quando li vai a chiamare vogliono capire qual è il problema, se è il caso vengono, se non è il caso non vengono. Chissà quante chiamate hanno durante la giornata e loro valutano. Ultimamente sono venuti per il caso Cordasco, ma quando fu nel 2009 che vennero le Iene per la fognatura, allora c'era il sindaco Aldo Maggi. Certo, fare un servizio su Sava, paese di 17.000 abitanti che non ha la fogna, non fa piacere a chi amministra. Però allora chi stava all'opposizione batteva le mani: bravi. Poi nel classico gioco delle parti, chi stava all'opposizione ieri sta comandando a Sava oggi. È normale, perché pare che la cosa più facile in politica è stare all'opposizione. Quando poi vai a governare, vieni qua, misurati tu con i problemi. E il sindaco Iaia deve misurarsi con questi problemi. Il sindaco Iaia l'altro giorno su Facebook è stato investito da un problema serio, terribilmente serio. C'è un ragazzo che si chiama Daniele Dragone, è un ragazzo che ha 43 anni. 23 anni fa giocava al mare a Torre Ovo, per essere precisi alla Savese Maniera, allo Bagno Tre Cavatte.
erano miso un uncetto sopra gli scogli, come gli agnoni fanno, forse ho fatto pure io, e facevano i tuffi nell'acqua. Ironia della sorte, fa un tuffo e si va a piantare la testa contro la sabbia, rimane bloccato, paralisi. Problemi, problemi su problemi. Il ragazzo in questi 23 anni riusciva a muovere le braccia e le gambe, si alzava, stava sulla sedia a rotelle, però questa forma di malattia è diventata progressiva. Progressiva significa che la malattia va avanti e non che si ferma a quel livello. Negli ultimi mesi ha perso la facoltà delle braccia di muoverle e le gambe. Il ragazzo sta a letto. Ancora più fortunato, qualche mese fa è entrato pure in coma. La mamma, come tutte le mamme, questa è una donna straordinaria, perché vedete, a raccontarlo, tutte le mamme sono brave, tutte, però le mamme quando si misurano con problemi del genere si vede il loro coraggio. Non è che si pittano le uecchie, si pittano le musi e sculettano. Queste sono mamme che si rimboccano le maniche e il loro dolore lo vogliono esternare, vogliono dire aiutateci, abbiamo bisogno. E non che il marito della signora va ai servizi sociali e chiede aiuto, assistenza, e ci dicono quindi, no, ci vuoi 80 euro, ma tieni per 80 euro, ma ci sei venuto qua per i soldi io? Io sono venuto qua per esporre un problema, perché noi non ce la facciamo più. Noi abbiamo un'età che non riusciamo manco più a sollevare il ragazzo dal letto. Chiedo scusa. Non riusciamo più ad alzare il ragazzo dal letto. Chiedo scusa. È un problema drammatico. Questo è un problema che dovrebbe entrare nell'ottica, nell'ordine dei servizi sociali. Se ai servizi sociali c'è un assessore che non è capace, vattene a casa, dimettiti, è più bello. Ma noi lo diciamo pure dal palco qua, Giuseppe Saracino, dimettiti, fai più bella figura, state a casa, o cambia assessorato, cambia, prenditi un assessorato che è più conforme alla tua professione da geometra, non prendere un assessorato di cui non sei capace manco di risolvere questi due problemi. Altro che noi mettiamo la vergogna al paese, io e Carrieri non mettiamo nessuna vergogna, io e Carrieri quello che raccontiamo lo vediamo, e se lo vediamo noi lo vedono anche gli altri, e a questi signori che amministra oggi e chi amministrava ieri noi diamo fastidio, ma noi ci sta bene, noi capiamo il nostro ruolo e li rispettiamo, a differenza di loro che il nostro ruolo non lo rispettano, ma non fa nulla. Depuratore consortile Sava, atavico problema della fogna. Questo sindaco quando si è insediato ha avuto subito dalla sua uno zerbino. Uno zerbino sarebbe un tappeto che uno si mette prima di entrare a casa e si pulizza i piedi e trase. Questo zerbino si chiama Comitato Cittadino di Salute Pubblica. Questo zerbino non ha fatto altro che sposare sempre le tesi che diceva il sindaco Iaia sul tema del depuratore. Il sindaco diceva, testuali parole, a me non importa, anzi a Sava non importa dove va a scaricare il depuratore, a noi interessa che ci attaccate la fogna. Siccome il depuratore si chiama depuratore consortile e abbraccia tre comuni, abbraccia Manduria, Avetrana e Sava, essendo un depuratore consortile si decidono assieme le sorti di questo depuratore consortile. Automaticamente Manduria e Avetrana non sono d'accordo e hanno le loro ragioni sullo scarico a mare a Torre Golimena, perché in tematica ambientale capiscono bene che lo scarico a mare andrà a inquinare al mare, ci sarà un problema, le case non si affitteranno, i negozi non lavoreranno più. Qua si parla di un depuratore che inizialmente sulla carta costa 15 milioni di euro. 15 milioni di euro all'inizio, poi si andrà avanti a 25, a 30 milioni di euro, non si capirà le cifre finali. Ma la cosa più strana è che ci sono altri depuratori
depuratori che scaricano in tabella 4 nelle falde, che è acqua depurata quasi al 100%. Altri comuni lo fanno, qui non lo hanno deciso. Ed è normale che la popolazione, è normale che Manduria, è normale che Avetrana dicono: noi non siamo d'accordo per lo scarico a mare. Noi non è che non lo vogliamo il depuratore, dice Manduria Avetrana. Ascoltate, perché qui a Sava stanno facendo passare il messaggio che Manduria e Avetrana non vogliono il depuratore, invece non è vero, non è vero! Manduria e Avetrana lo vogliono il depuratore uguale a noi, solo che non sono d'accordo con quel tipo di depuratore. Questo depuratore, con i dati tecnici, andava bene 15 anni fa. Oggi è un altro modo, è un altro sistema di depurare le acque. Oggi si fa molta attenzione alla tematica ambientale, oggi si fa attenzione a livello paesaggistico, alle marine, alla bellezza del territorio. Perché? Perché sono il futuro delle nuove generazioni. Un mare inquinato, un territorio sporco, non attirerà manco un turista da queste parti. E le nuove generazioni con cosa si devono misurare? Senza scordare che tra non molto l'Ilva verrà chiusa. E ci sarà un altro problema talmente grande, talmente immenso. Ma questo sindaco ha detto da subito: a me non mi interessa Don Cascarica, ci dobbiamo collegare. Ma scusa, dove devi attaccare? Se Manduria e Avetrana hanno detto no, tu non ti attacchi a nessuna parte. Poi, molte volte, no, un po' di fortuna su queste cose ce l'abbiamo. Nelle scorse elezioni regionali, il governatore Emiliano in un'intervista disse: no lo scarico a mare, dobbiamo trovare obbligatoriamente una soluzione. Perché vedete, in politica quando fanno le azioni buone i politici, noi lo diciamo, per carità, la sorte ha avuto che abbiamo avuto tre consiglieri regionali: Peppo Turco a Torricella, la figlia di Franzoso a Torricella e Luigi Morgante a Manduria. Quindi tre consiglieri, due di opposizione e uno di maggioranza, tre consiglieri di questo triangolo che sono in regione a portare avanti l'istanza del depuratore. Anche loro non sono d'accordo sullo scarico a mare, anche loro prospettano un'alternativa allo scarico a mare che sarebbe la tabella 4. Quindi automaticamente la regione Puglia ha percepito la forza di questi tre consiglieri, noi ne diamo atto, perché ripeto, quando un politico fa un'azione buona ed è mirata al bene del territorio, noi siamo i primi a dirlo. Tanto di cappello a Emiliano che sta lontano, ma a Peppo Turco sì, a Francesca Franzoso sì, a Luigi Morgante sì, si sono prodigati. E tanto è vero che il 4 dicembre dello scorso mese dovevano iniziare i lavori del depuratore. L'AQP, l'acquedotto pugliese, ha mandato una lettera ai comuni di Sava, di Avetrana e di Manduria e ha detto: su indicazione del governatore Emiliano, noi sospendiamo i lavori a data da destinarsi, come per dire non costruiamo più questo depuratore, aspettiamo misure alternative. Questo è uno schiaffo che ha avuto in faccia il Comitato Cittadino di Salute Pubblica e il Sindaco Iaia. Entrambi alfieri, non ne frega niente, noi basta con gli scarichi, un attacco con la fogna. E poi, ma vedere bello bello se gli impianti sotto traccia della fogna hanno l'interconnessione. Ma da vedere bello bello i collaudi che mancano. Che qua mi sa che mi ha scasciato tutte le cose. A parole siamo buoni, alle fatte ma ci vedere poi. Io spero di essere stato esaudiente su questo argomento. Pertanto il depuratore in tabella 1-2 non verrà più costruito e non dobbiamo dire grazie a questo sindaco che ha messo sempre il bastone in mezzo alle ruote. Dobbiamo dire grazie ai tre consiglieri regionali e soprattutto ai comitati di Manduria e di Avetrana che hanno portato avanti questa lotta in modo decoroso, con dignità e con fierezza, amando il proprio territorio, cosa che noi a Sava non abbiamo fatto. Attenzione, prendiamo esempio da questi paesi, è importante, perché alcune volte quando vediamo questo paese che nel confronto
non è cresciuto con i paesi limitrofi, un po' di colpa ce l'abbiamo anche noi. Chiedo scusa. Secondo tema, la Cerin. Tutti in un modo o in un altro ci siamo misurati con le cartelle della Cerin. La Cerin è l'agente riscossore che incassa i soldi per il comune di Sava. Ha un contratto stipulato con la passata amministrazione che scadeva per quanto riguarda i tributi maggiori, tipo Tarsu, IMU e altro, nel 2013. Per quanto riguarda i tributi maggiori, i minori, tipo suolo pubblico, tipo la pubblicità, era nel 2015 dicembre. Voi tutti ricordate, no? Cartelle impazzite. Di chi è la colpa? Il comune diceva andate alla Cerin. La Cerin dice no, da Sciolo comune, e vi facevano fare su e giù, proprio a farvi perdere tempo. Questo contratto scadeva nel 2013. Il comune di Sava già nel 2013 ha mandato 10 comunicazioni alla Cerin per dire manca la rendicontazione. Che cosa sarebbe questa rendicontazione? Mancano le soldi. Nucimi le conti, nucimi. Fammi sapere quanto soldi mancassate. Siccome ogni contribuente, ognuno di noi, ha un numero seriale e quello sta tutto nella banca dati dell'agente riscossore della Cerin. Quindi il comune non sapeva quanti soldi pagava il contribuente savese. Oggi tutti sappiamo che per avere i servizi dobbiamo pagare i tributi. Oggi se vogliamo che puliscano le strade, se il lampione stia illuminato o se chiude la buca, si pagano i tributi. Tutti paghiamo i tributi, chi più chi meno, tutti paghiamo i tributi. La Cerin ha queste 10 lettere. Nella determina che ha mandato il dirigente delle finanze Colucci non ha risposto, zitta proprio. Il rapporto è continuato, 2014 manca una comunicazione, 2015 a ottobre gli manda una lettera di nuovo il dirigente in cui dice la rendicontazione. La Cerin molto probabilmente non ha risposto e nei primi di dicembre dello scorso anno il comune ha fatto la rescissione del contratto. Che cosa significa la rescissione del contratto? Se io comune avevo un accordo con te, agente riscossore, nel momento in cui ti chiedo che il contratto non c'è più per queste cose, tu sospendi. Noi facciamo un esempio, no? Ipotizziamo che io nel 2013 ho ammazzato 10 persone, vabbè, l'accisi. Andiamo nel 2015 e ne ammazzo un'altra. Che fai? Mi arresti per quella che ho ammazzato o per gli altri 10? Se il reato c'è stato sia nel 2015 e c'è stato anche nel 2013. Attenzione che ora arriva alla palla grossa. Qua si parla di soldi, si parla, ipotetici, soldi che non sono entrati nelle casse comunali e si parla di 700-900 mila euro, si parla. Ipotesi che non sono manco poi tanto sbagliate. Ma chi doveva vigilare qua? Ha vigilato? Noi qui abbiamo a Sava il collegio dei sindaci revisori, no il collegio chiedo scusa, i revisori dei conti, che sono tre commercialisti, tre consulenti che hanno gli studi privati e che al tempo stesso prestano la loro opera al comune. Non la fanno gratis, perché il comune per avere questi tre revisori paga 2.500 euro al mese, 2.500 euro al mese in un anno sono 30.000 euro, in 5 anni sono 150.000 euro, quindi il comune formalmente ha tre revisori che devono controllare questi conti. Ma scusate, ma che li tenete a fare? Quando questi conti non quadrano, chi è pagato? Perché non si muove? E andiamo ancora di nuovo a ritroso. Quando furono designati questi tre revisori, furono espressione, attenzione perché qua si parla di democrazia, furono espressioni della maggioranza. Il che cosa vuol dire? Che un controllato nomina il controllore. Non funziona così, non funziona così. Perché la cosa è più facile, se il controllato deve nominare il controllore,
è normale che il controllore deve essere grato al controllato, no? È perché tu mi stai pagando, figuramene. La democrazia dice che bisogna far parlare tutti e bisogna anche essere rappresentati tutti. Nel caso particolare dei tre revisori, uno toccava l'opposizione, nel gioco delle parti. Questa si chiama democrazia. E se la democrazia deve servire soltanto quando conviene, è in un punto. Ma quando la democrazia deve servire per le giuste regole nostre, è un altro conto. Ed è più valida la seconda ipotesi, per le regole nostre. Dammi un po' già con Via del Prete, ogni volta Via del Prete con bara mazzica in forza, l'Aurle, tutti chi ne ripetucchi stanno. Manca una pompata una data, manca una pompata, cioè se voi passate, è sempre le stesse cose, sempre. Nel 2015 abbiamo fatto 8 comizi, in 8 comizi abbiamo ripetuto sempre Via del Prete, l'Aurli, l'Upituccio, Castaccatantella, Castascula. Oh, ma che? Non se ne frega, a dispetto a noi. Anzi, a noi un favore ne facete, perché automaticamente veniamo qui e non abbiamo paura di raccontare quello che combinate voi, perché voi amministrate, perché voi ieri stavate all'opposizione, rompavate le scatole dal domaggi. E mo che sta comandate? E sta facendo peggio di quei dote che c'erano prima, c'è mai da fare. Via del Prete, vedete voi, tutto nero a terra. L'unica speranza è quando piove. Poi quando su arredo, punto a capo. Il mercato, arredo, l'ottava volta, il 2015 non si capisce niente. Corso Francia non si capisce. Ma uno a furia di ripetere le cose, ma veramente nobile da scaffare in capo, dice che cazzo, ci giustiamo queste cose, ma che niente. Sulla via principale, con dove vengono gli scarciuepoli, con dove vengono gli iardini, con dove vengono le policine, il solito rituale, il solito, con dove vengono lo pesce, che non sappiamo c'è pesce ieri, c'è congelato ed è surgelato, per non parlare dell'opera d'arte, perché lì poi andiamo a vedere in via Leonardo da Vinci, dove hanno fatto il piazzale antistante a quel parco. Andate a vedere, più di qualcuno me l'ha detto, ma noi vediamo ogni giorno, la betonella si è imbarcata, null'acqua si è creato, Dani. Ci vedete, pavimentazione nuova, appena fatta, si è imbarcata. La pendenza non ne parliamo dov'è, non ne parliamo. Là molto probabilmente manderemo qualcuno con l'amo per pescare, perché è incredibile, un lavoro fatto pochissimi mesi fa e nessuno dice niente. Quelli sono soldi pubblici, sono soldi di tutti, che poi in un modo o in un altro, se ci vorranno altri soldi, busseranno al contribuente e il contribuente, gioco forza, andrà a pagare. Automaticamente sempre le stesse cose. Isola ecologica. A Torricella l'altro giorno ci hanno mandato un comunicato che stanno per fare l'isola ecologica. Sicuramente a Torricella in un mese si sbrigano. In un mese si sbrigano. A Save invece l'isola ecologica era un progetto finanziato e progettato da Aldo Maggi. Ma dice le cose giuste. Non è che la buttiamo solo col custo. Però quando è fatte prima le cose, le fatte buone e si vedono oggi, lo dicimo. Aldo Maggi aveva progettato l'isola ecologica. Aldo Maggi aveva ottenuto 150.000 euro di finanziamento per quest'isola ecologica. Non si capisce più dove stai. Prima l'erano fatto Merlo Palasport, poi l'erano fatto Merlo Macello Nuevo e ora l'ha fatto Tireto. Sta chiusa, non si sa niente. 150.000 euro fermi là. Per non parlare poi del sindaco Iaia che diceva che andava rivitalizzato il patrimonio comunale. Patrimonio comunale che si chiama Via Fratelli Bandiera, quel mai partito mercato ortofrutticolo, sta là, sta diventando fatiscente, vetri rotti, intonaco che se ne sta cadendo, armature metalliche scoperte, questo non è niente. Alle spalle del mercato è stato aperto, non aperto, finito diciamo, il punto ecologico, un'altra cosa, che il Savese porta la plastica, porta la carta e gli danno un bonus, un qualche cosa da scontare. Anche quello, era progettato, finanziato dall'amministrazione Iaia. Quindi Dario Iaia non ha fatto un benemerito cavolo. Il macello, la zona industriale, altro problema, stai fermo da.
staccati stuezzi stuezzi e nessuno dice niente. Altro problema ancora, il parco alla via di Francavilla, 3 tummini di terra stanno dane, l'erua sta a crescere, mogarri a maggio, aprile, appena zicca l'erua, chiappano meno mica di benzina e picciano tutte cose e creando non pochi problemi alle persone che abitano. Sempre punto e a capo, punto e a capo. Per non parlare poi, attenzione che qua è vergognoso, Aldo Maggi quando ha finito il suo mandato ha consegnato quasi chiavi in mano un plesso che si chiama Centro Dopo di Noi, che starebbe di fronte allo stadio. Culicchiaie, pare che attaccavano la corrente era. Andatelo a vedere ora, hanno distrutto tutto, non loro, loro distruggono altro. Non ha rubato le file, non ha rubato le porte, sta lì. Cioè, come se uno si fa una casa nuova e poi scorda di mettere le inferriate, lo stesso. Quello è costato come finanziamento ottenuto da Aldo Maggi 500.000 euro e sta là, sta là. Stanfidesci, cioè, si staccate tutte cose. Cioè, ma come fate a non avere cura del patrimonio pubblico? Il patrimonio pubblico è di tutti, i servizi sono di tutti, per non parlare in Piazza Europa. Hanno messo i giochi per i bambini, il parco giochi per i bambini, va benissimo, ci vidite il Dane, tutti i cordoli intorno sono staccati, la pavimentazione traballa, qualche gioco non funziona. Ma se uno fa una cosa, poi deve avere anche la cura di saperla di saperla tenere, di saperla custodire o no? Cioè, attenzione, qua si parla del patrimonio pubblico, del patrimonio di tutti, non è che è mio, di carriere di qualcun altro, è di tutti vuol dire che i bambini possono andare a giocare, vedete, al parco della via Francavilla, è incredibile, 3 tummini di terra stanno, 3 tummini di terra, i bambini possono andare lì a giocare, a scorazzare, certo si mette un chiosco, si mette un qualche cosa che lo si rende bellino, si piantano altri 2 alberi e crei un altro polmone verde per il paese. Cioè, io non lo so come fanno questi a non vedere un paese. Questi sono buoni soltanto a prendersi lo smartphone, si imbracciano, si fanno i selfie, li mettono sopra Facebook e si mettono a ridere. Ridite, ridite, ma ve la fa ridere io a voi, perché voi siete pagati. Voi siete pagati per il vostro lavoro, voi siete pagati e i soldi a fine mese al Banco di Napoli li ci pigliate. Ma non vi sentite poco poco male? No, non si sentono male, anzi, per dirla alla sapese maniera, non se ne fottono niente. Poi se ne parla alle prossime elezioni. Ah, prossime elezioni, già c'è un movimento incredibile a Sava, oh compa, già sono mossi, già da qualche mese stanno girando già casa per casa. E quando vengono alle case vostre dite, scusa, ma tu che cosa hai fatto? Tu che cosa hai fatto per il paese? Chiedetegli queste cose, ditegli, al di là della fiducia che mi stai chiedendo, tu per il paese cosa hai fatto? Che beneficio ha tratto il paese con la tua presenza? Tu sindaco che promettevi un paese diverso, un paese migliore, hai rinunciato al tuo stipendio? C'era fessa. Hai dimezzato il tuo stipendio? C'era fessa dovote. Fammi capire che cosa hai fatto. Perché tu a fine mandato, nei 5 anni, tutta la squadra amministrativa, sindaco compreso, costerà al contribuente 600.000 euro. In 5 mesi di mandato l'amministrazione savese costerà 600.000 euro. In 5 anni. Ah, ne con Atitto, dimezziamoci lo stipendio. Con quei 300.000 euro facciamo una mensa per i bisognosi e o facciamo un'altra cosa. Sì, buonanotte suonatore, alle sorde le primi sonto. E i servizi? E le capacità di amministrare un paese dove stanno? Noi capiamo che è difficile amministrare oggi, perché oggi ci sono tagli dappertutto, ma oggi ci vogliono persone, devono avere la fantasia, le capacità, perché l'unico modo, e lo dici Marreto, è attingere ai finanziamenti europei, i soldi non ci sono più. Allora quando vedi un comune come Maruggio, che si è dotato di telecamere in tutto il paese, cioè tu dici scusa, ma a Maruggio sono meglio di noi? Fino a ieri quelli di Maruggio li chiamavamo in altro modo. E no, perché qua a Sava basta che fanno le linee della DSL e poi non chiudono le tracce. Tutto il paese, tutto senghi senghi stai, di rosso. Io non capisco perché non le hanno chiuse subito queste tracce, eppure non sono tracce profonde. Cioè, ma scusate, è vero che le
strade stanno disestate, ma quando vanno a fare un lavoro perché non li controllate? Perché non li richiamate con il contratto? Dite, compasi, niente, se tu appena finisci il lavoro devi chiudere la traccia, e non facciamo come all'acquedotto, da quando si ricordano venne chiudono e poi sbonna lo detrito. Cioè sempre punto e a capo, sempre maledettamente le stesse cose. Noi non ci annoiamo di dirle, attenzione, eh. Forse voi vi annoiate un po' a dire porca miseria, sempre le stesse cose, ma uno a furia che si sente dice le stesse cose, dice, caspita, mettimeli sotto, vediamo un po' che cosa facciamo, vediamo un po' questo corpo di polizia municipale, vediamo un po', funziona, non ci funziona, di chi è la colpa? E sta macchina della polizia municipale come vai? Vai a gettone, vai? Allora ci mette un gettone in chiave e si sposta con la macchina? Ah, oppure non c'è nessun vigile che lunedì domani andrà al mercato e avrà la forza e la capacità e il coraggio di dire al pescivendolo va bagni di qua che a sto pesce non si sape, ci è un puzzoluto o congelato? Ci sarà un vigile che farà questo? Loro sono pagati per questo, sono pagati dal contribuente, quello è il loro lavoro, quello è il loro lavoro. Noi cerchiamo... Barriere architettoniche. Cosa sono le barriere architettoniche? L'ultimo argomento e poi vi ringrazio per avermi ascoltato. Sono quelle barriere che ostruiscono l'accesso delle persone diversamente abili. Quindi ogni amministrazione deve cercare di rendere quanto più possibile e più accessibile i punti pubblici per le persone diversamente abili, per quelle che vanno sulla carrozzella. Qui invece non esiste. L'ultimo lavoro che potevano mettere in evidenza il superamento di una barriera era i lavori che hanno fatto di ristrutturazione alla polizia municipale, non l'hanno fatto, quindi sono soltanto buoni andare alle manifestazioni, agli incontri, ai dibattiti, dimostrano di avere un cuore grande grande e poi a livello operativo sono così. Io vi ringrazio per l'attenzione e molto probabilmente ora cominceremo ogni mese all'uso nostro a tenervi informati, perché è bene che dovete sapere che essere informati vi dà l'idea, la conoscenza dei problemi del paese, soprattutto, ripeto, da chi amministra, e non scordate mai che questo è pagato dal contribuente, è pagato direttamente o indirettamente da voi. Vi ringrazio, buona serata. Sì.